Torna nelle piazze a partire da domenica prossima Sinistra Ecologia e Libertà a Polignano. Obiettivo: raccolta firme per la proposta di legge sul reddito minimo e sostegno alla candidatura per le primarie di Nichi Vendola. Il reddito minimo garantito rappresenta per noi, diciamo, un aspetto fondamentale propedeutico anche alle primarie, perché sicuramente questa proposta di legge e tutto quello che ne comporterà, noi speriamo in bene ovviamente, sarà uno degli aspetti fondamentali della politica del centro-sinistra, che noi pensiamo vada inserita e introdotta, perché bisogna generare un'inversione di tendenza rispetto alle politiche fino ad ora portate avanti dall'attuale maggioranza di governo. La conferenza stampa è servita anche per fare il punto della situazione in seno all'amministrazione comunale. Sia il consigliere Mancini che l'assessore Mazzone hanno rivendicato il lavoro svolto. Essendo parte di una squadra, dicono entrambi, si condivide tutto, anche le cose che non sono andate come previsto. Tra le prossime sfide, la mensa sociale per far fronte alle tante famiglie in difficoltà. Sui rifiuti è bene non parlare, dicono a Sel, perché c'è una gara in corso, lasciando intendere che dopo il controllo sarà pregnante. De Girardis ed altri hanno poi chiarito l'incontro con il tecnico della lottizzazione Badello. Nulla di strano, dicono, solo conoscere le cose come stanno. A noi il piano così com'è non piace, vorremmo più edilizia convenzionata. La proposta sarà portata in maggioranza. Al di là delle legittime rivendicazioni sul lavoro svolto, Sel si presenta come il primo partito della maggioranza che incontra i giornalisti dopo le elezioni, accettando le loro domande, quando si dice la trasparenza.